Il diario di Alice e Francesca. La narrazione si snoda in un arco di tempo che va dall'inizio della scuola a prima delle vacanze natalizie, secondo la forma del diario personale. Ognuna delle due protagoniste racconta nelle proprie pagine, anche attraverso foto e disegni, la stessa storia da due diversi punti di vista. L'innamoramento verso un'altra ragazza, le difficoltà del dichiararsi a genitori e amici, le reazioni dell'ambiente scolastico di fronte ad una giovane coppia lesbica e, grazie a questo percorso, l'acquisizione di una nuova consapevolezza. La storia è ovviamente romanzata, ma prende spunto da alcuni episodi reali di cronaca e dal progetto di contrasto all'omofobia che svolgiamo da 2 anni nella nostra scuola. Eccone uno stralcio. Il diario di Alice. 22 settembre, domenica. Come ogni domenica sono distrutta. Ma nonostante la fatica, non potrei mai rinunciare a serate come quella di ieri. Ieri abbiamo deciso di stravolgere la nostra vita. Abbiamo cambiato locale, sempre gay ovviamente. Anche qui la musica lasciava a desiderare, ma quando si crea la situazione giusta, tendi a non tenerne conto e pensi solo a divertirti. E mentre ballavo, eccola. Occhi chiari, capelli scuri e lunghi, alta, slanciata, perfetta, insomma. Ho passato tutta la sera a guardarla finché non è arrivata la sua tipa. Pessima, che spreco. Il diario di Francesca, 30 settembre, lunedì. Perché io non sono sicura come Alice? A scuola tutti sanno che è lesbica, e anche se questa parola ha sempre un suono un po' strano quando si parla di lei, lei è così serena. A vederla sembra facile, forse lo è davvero. Forse dovrei solo prendere coraggio. Però chissà come reagirebbero tutti. Mamma e papà non oso immaginare, mi hanno quasi costretta a lasciare il calcio perché è troppo da maschio. Vabbè, la scusa ufficiale è che toglieva troppo tempo allo studio, ma io lo so che in realtà la ragione è quella. Dirlo a scuola non saprei come fare. Di omosessualità si parla così poco che nessuno prende mai neanche in considerazione il fatto che a me possano non piacere i ragazzi. Mi chiedono se ho un fratello o una sorella, ma che io abbia un ragazzo o una ragazza mai nessuno si pone il dubbio. Si dà per scontato che se sei femmina hai un fidanzato, un marito o desideri averlo. Diario di Francesca, 18 ottobre, venerdì. Oggi sono uscita con Alice. Questa mattina ero agitatissima pensando che l'avrei vista e che saremmo state solo io e lei. Ci siamo incontrate dove le avevo chiesto e non fuori da scuola perché non volevo che qualcuno ci vedesse. All'inizio ero terrorizzata, non sapevo cosa dire. Ma parlare con lei è così naturale che mi sono sentita subito a mio agio. Mi sembrava di conoscerla, da sempre. E quindi mi è venuto spontaneo dirle come mi sentivo, che avevo appena fatto coming out con Selene, che ammiravo il suo coraggio e che prima di conoscerla mi sentivo terribilmente sola. Anche Alice mi ha raccontato di sé, di come i suoi genitori l'abbiano sempre sostenuta, dandole forza. Io le ho confessato che la sola idea di dirlo ai miei mi terrorizzava, che ero certa che avrebbero reagito male e che avevo paura di quello che avrebbero pensato anche tutti gli altri a scuola. Che mi dispiaceva, ma era per questo che le avevo chiesto di non vederci fuori da scuola. Diario di Alice. 3 novembre, domenica. Oggi French è rimasta a pranzo da noi. Mamma e papà erano contenti e l'hanno trovata adorabile. Io non avevo dubbi, ma lei era preoccupatissima. Timidona come sempre. All'inizio aveva perfino paura di tenermi per mano davanti a loro. Ci ha raccontato che con i suoi genitori è difficile parlare e che non accetterebbero mai una figlia omosessuale. Mamma le ha detto di non aver paura perché i genitori amano i propri figli e desiderano il meglio per loro. Possono restare spiazzati all'inizio, anche mamma e papà lo erano i primi tempi, ma poi basta vedere che tua figlia è felice per capire che il meglio per lei è questo, avere accanto le persone che ama, tutte riunite insieme. Diario di Alice, 6 novembre, mercoledì. Non mi sembra di chiedere niente di strano dicendo a Franci che non ho più voglia di incontrarci di nascosto nei bagni e nei momenti in cui non c'è nessuno in giro per i corridoi. Sono stanca di nascondermi. Non l'ho mai fatto e non intendo cominciare ora. Diario di Francesca. 1 dicembre. Domenica. Mamma e papà hanno detto che si sentono traditi.
Credevo che oggi mi avrebbero sostenuta e difesa. E invece sono rimasti lì, ad ascoltare il preside ad occhi bassi, senza dire niente. Poi mi hanno riportato a casa in tutta fretta e mi sono dovuta sorbire una predica infinita e straziante su quanto li avevo delusi. Ma sono io ad essere delusa da loro e dal loro perbenismo bigotto. Mamma di Francesca. 2 dicembre, lunedì. 16 anni fa, quando ho scoperto di essere incinta di te, tutti mi chiedevano se avrei preferito un maschietto o una femminuccia, ma non sapevo cosa rispondere. Era uguale. Quello per cui pregavo ogni giorno, invece, era che andasse tutto bene, che sia in salute, dicevo. Questo è l'importante. Che fossi maschio o femmina, che somigliassi a mamma o papà, erano le sole possibilità contemplate. Nessuno ci ha mai avvisato che una figlia può nascere anche etero o omosessuale. Non avevamo mai nemmeno preso in considerazione l'idea. Se qualcuno ti avvertisse prima, sarebbe più facile. E invece eccoci, sorpresi e confusi di fronte a qualcosa che non ci saremmo mai immaginati e senza conoscere le parole giuste da dire. Tesoro, è così difficile vedere i figli crescere. Cambia tutto così in fretta. Succedono tante di quelle cose che non ti aspetti, ma quel che non cambierà mai, dalla prima volta in cui ti abbiamo stretta fra le braccia e per sempre in futuro, è che noi saremo sempre al tuo fianco, perché l'unica cosa davvero, davvero importante per noi è che tu sia felice. Un bacione alla mia bimba speciale, dalla tua mamma. Papà di Alice. 1 dicembre, domenica. La nostra piccola Leoncina. Tua madre e io siamo fieri di te. Ho pensato di lasciarti questo biglietto sul tavolo stamattina perché ci tenevo a dirtelo. E in questo periodo il lavoro non mi lascia mai abbastanza tempo per stare insieme. Per quanto ci riguarda, non hai nulla di cui scusarti. Appena vi abbiamo viste, te e Francesca, mano nella mano, tutte spaventate davanti all'ufficio del preside, abbiamo capito subito di che si trattava. Per poco non siamo scoppiate a ridere per le facce compunte di tutti i professoroni. Oh, avresti dovuto vedere tua madre come gliele ha cantate. Da quando in qua amare qualcuno è vietato dai regolamenti scolastici, si può sapere? Sappiamo quanto può essere dura a volte, ma noi saremo sempre al tuo fianco, perché l'unica cosa davvero, davvero importante per noi è che tu sia felice. Un bacione alla mia bimba speciale, dal suo papà.